Venezia, in occasione della sua 75esima edizione, c'è il Cinema in Mostra. Volte immagini della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 1932-2018. L'esposizione, allestita dalla Biennale di Venezia e curata dal direttore del settore cinema Alberto Barbera, è ospitata grazie alla collaborazione di Coima SGR per conto del Fondo Lido di Venezia 2 all'Hotel de Ben. La scelta della location è un segnale importante. Questa mostra torna infatti a ridare vita al pian terreno della storica struttura veneziana dopo la sua chiusura del 2010, reinserendola nel contesto cittadino nel modo migliore possibile. L'hotel infatti è indissolubilmente legato alla storia della manifestazione cinematografica veneziana, di cui è uno dei luoghi simbolo. Si tratta di una mostra su un'altra mostra, di un'altra arte, ovvero quella che dal 1932, il più antico festival del suo genere al mondo, è la Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Con 86 anni di storia per 75 edizioni svolte nel contesto della più antica rassegna internazionale d'arte ancora esistente, la Biennale di Venezia, la storia della Mostra d'Arte Cinematografica segue quasi integralmente quella del cinema stesso, che nacque solo 3 decenni prima della sua istituzione. E il materiale da sempre conservato negli archivi della Biennale costituisce un tesoro di inestimabile valore storico per raccontare del cinema, ma non soltanto. In un viaggio lungo quasi un secolo, fatto di trasformazioni sociali oltre che artistiche. Il percorso espositivo include 680 foto stampate, 800 foto a monitor, 6 filmati con sequenze da 120 film, 5 documentari, oltre ad altri documenti e materiali dell'archivio storico per lo più inediti sull'intera avventura della mostra. Entriamo nel De Ben. Ecco, dopo tanti anni di lamentele sul fatto che il De Ben è la nostra croce, abbiamo trasformato la lamentela in un'azione più coraggiosa e la società ci ha concesso finalmente 1800 metri quadrati, la metà del piano terra. La sala Visconti è ancora intatta, le altre sono tutta una zona sostanzialmente lasciata intatta. La sala Visconti ha ancora tutte le sue boiserie, neo liberty, neo gotico. Il Cinema in Mostra, volte immagini della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 1932-2018, resterà all'Hotel de Ben fino al 16 settembre.